Cari amici, voi non vi aspetterete l'argomento che noi invece vogliamo trattare, che però è un argomento di grande... No, ma non lo so manco io, è una sorpresa anche per sì, me. Sì, di grande, però tu so che sei consenziente, essendo di famiglia romagnola. Bene. L'argomento è di grande importanza, soprattutto adesso che veniamo da un voto. Comunque ricordati che gli amici stanno sempre in attesa sì. per colpirci sì. Ci hanno dato già un preavviso. Vabbè. E noi che cosa abbiamo fatto? Stiamo trasferendo tutti i video su VK, quindi sull'antagonista di YouTube, quindi di Google. Di Google e di, soprattutto di Facebook. Allora, così imparano. Allora, l'argomento è questo: le elezioni che si sono tenute nella regione, che non è una regione, perché è una sommatoria artefatta di due regioni, che si chiamano appunto Emilia-Romagna. Queste elezioni hanno messo a nudo, in una maniera molto chiara, che il vero potere che ha gestito fino ad oggi l'Emilia-Romagna è un potere clericale, prevalentemente clericale, non che prima non fosse comunista, ma il Partito Comunista ha gestito la Romagna previ accordi con la Democrazia Cristiana, per cui ci fu negli anni 50 un sostanziale accordo tra il Partito Comunista Italiano e la Democrazia Cristiana per la spartizione dei luoghi di influenza. Così i ministeri italiani furono lasciati dal Partito Comunista alla Democrazia Cristiana, che li ha gestiti e continua a gestirli oggi attraverso i direttori generali che conosciamo benissimo, sulla base dell'immobilismo sociale. Una regione invece come questa, Emilia-Romagna, fu praticamente svenduta al Partito Comunista, anche perché buona parte di questa regione, che era la Romagna, era gestita dai repubblicani. Non c'era sindaco. Era un terzo incomodo che andava anche, esatto, anche annullato. C'era i sindaci di tutti i paesi più importanti, più numerosi della Romagna, erano tutti repubblicani. Ci fu questo accordo. Da sempre, da un secolo. Esatto, ma anche da prima. Ci fu questo accordo per cui le famose cooperative romagnole furono cedute dalla Democrazia Cristiana in gestione al Partito Comunista e automaticamente il Partito Comunista prese il potere in Romagna. Chi era il presidente delle cooperative romagnole? Beh, a suo tempo Nullo Baldini, il fondatore delle famose cooperative romagnole. Ma un D'Alema? Non c'era un D'Alema? Pure. Un D'Alema, che era fascista, il padre di Baffino. Appunto, dillo. Era fascista. Dillo, il padre di Baffino... Era un fascista. Era un fascista. Di grande spessore? No, non di grande spessore, comunque un fascista funzionario che gestiva le cooperative. Lì c'è sempre un'eredità che si accompagna. Poi il D'Alema trovò il modo di accodarsi a un noto esponente democristiano che era Benigno Zaccanini e di lì si passò a questa gestione. Partigiano, ricordiamolo. Lui diceva. Lui diceva quante cose ha detto. Lasciagliele dire. E poi di lì è venuto tutta una serie di fenomeni che conosciamo. Ora, oggi che è entrato in crisi il duo democristiano comunista, per il comunismo che non esiste più, dopo il crollo del muro di Berlino il marxismo non esiste più. Prima stava crollando, poi è crollato e oggi questa regione Romagna è completamente allo sbando. Tant'è vero che l'affermazione della Lega, che è superiore alle aspettative di tutti, perché è il contrario, perché loro a televisione hanno vinto il cazzo, perché hanno laddove prima pigliavano il 100% dei voti, adesso sì e no prendono il 51%, dove gli altri hanno il 49%. Allora, detto questo, vogliamo fare un'altra
dare un'altra informazione agli italiani che ci stanno seguendo. Noi siamo per la separazione di questo falso accorpamento. Vogliamo la regione Romagna, che ha tutti i diritti di essere considerata. Come era l'Abruzzo e Molise, che in realtà erano due regioni. Infatti hanno fatto il referendum all'epoca, nel 1970, mi sembra. Esattamente, 68, esattamente. E hanno scisso le due province. La regione in due province, la provincia è una regione da parte e l'altra un'altra, quattro province. Molise, tra l'altro, non ha la numerosità della Romagna, quindi ha 800.000 abitanti circa. Allora, vi vogliamo far vedere un grande romagnolo che è stato Aldo Spallicci. Qui lo trovate, un bel articolo di due autori molto stimabili, uno è Augusto Fontana e l'altro Achille Ragazzoni, e questo è Aldo Spallicci, 1886-2006. Sembra un Umbertino. Aldo Spallicci, negli ultimi anni della sua vita, è stato un grande medico, un grande repubblicano e un grande poeta, il più grande poeta in volgare di Romagna che noi abbiamo avuto. Dopo Olindo Guerrini c'è Aldo Spallicci, che ha scritto un librone di 200-300 pagine, tutte di poesie in volgare di Romagna. Aldo Spallicci ha vissuto buona parte della sua esistenza, quando ormai era vecchio, a Cervia, che è la mia seconda città, per cui lo voglio ricordare con piacere. Poi vi voglio far vedere un'altra cosa. Poi Spallicci, grande difensore del Risorgimento, e comunque vi leggo una decina di righe in questa presentazione. Se dunque Spallicci cercò con tutto il cuore di promuovere politicamente la sua Romagna a regione, prodigandosi alla Costituente, al Senato e nelle possibili sedi istituzionali... Ma era un padre costituente o era uno? E come no, certo. Ah. La sua vera passione e inclinazione furono la prosa e la poesia popolare romagnola, delle quali possiamo dire che fu impareggiabile cultore e promotore dell'identità e delle tradizioni popolari della sua terra. Aldo Spallicci può essere collocato tra i grandi poeti della Romagna, dopo Carducci e Pascoli. Però sia Carducci che Pascoli sono due scrittori in italiano, e Aldo Spallicci invece è uno scrittore in volgare di Romagna, e che è un'altra cosa, non possiamo metterlo dopo questi due. È vero che i due sono grandi nella romagnolità. Pascoli era romagnolo, Carducci era toscano, però diventò, frequentando ambienti romagnoli, diventò più romagnolo dei romagnoli, vivendo ovviamente a Bologna, perché a Bologna insegnava. Egli fu il cantore idillico della vita contadina, degli alberi e delle case di campagna, delle antiche usanze, delle coltivazioni, di tutto il paesaggio, allargandosi fino alla storia, alla cultura e appunto alla politica, ma in chiave critica e propositiva e giammai partitico-burocratica. Fu lo scrittore romagnolo che maggiormente seppe esprimere il senso geografico e antropologico, oltre che storico-lirico, di una inconfondibile terra che è la sua ineguagliabile Romagna. Questa è la prima cosa che voglio leggere. L'altra è da questa importantissima rivista, Il Pensiero Mazziniano, vi leggo un brano di un articolo. Intitolato, intanto vi faccio vedere tre cose che contraddistinguono, che contraddistinguono la Romagna dall'Emilia. Questa è una: i vini romagnoli del Passatore, detta del Passatore, 1962-1972, decimo anniversario di costituzione dell'ente tutela dei vini romagnoli, in cui ci ha avuto molto da dire
mio zio giornalista. Un'altra prerogativa della Romagna è questa. Ricordiamocelo bene. Quella è Teodora, no? Esatto. Eccola qui, che nessuno ci può sottrarre. Ravenna, capitale della regione Romagna, potrebbe essere anche capitale d'Italia, lo è stato per più di un secolo. Ecco qui la tomba di Dante. La tomba di Dante, ricordatevelo, questa è Romagna, è pura Romagna. Eccolo qua. Dante era scomunicato? Dante fu scomunicato, certo. Perché ricordiamolo. Era un ghibellino, tanto vero, che Carducci lo chiama. No, ma è stato ammazzato dai sicari inviati dal Papa. Ma non lo sapevo. 1200. Di sicuro. È stato denunciato. Di sicuro la ragione è dovuto scappare. E di sicuro aveva ragione Carducci quando lo definisce ghibellin fuggiasco, e questo aveva perfettamente ragione. Dicono poi che i bianchi erano un'espressione dei guelfi. Non è vero, i bianchi erano un miscuglio, diciamo. Non erano. Era una questione di famiglia anche all'epoca. Ah, come sempre. Però erano al momento erano più ghibellini che guelfi, tant'è vero che Dante dovette scappare quando in Firenze comandavano i guelfi. Faremo poi un bel discorso su questa faccenda qua di Firenze, parlando del Savonarola un'altra volta. Vi leggo un'ultima. La commossa degli scalzi, no? Ti ricordi? Troppa roba c'era. Allora, considerazioni sulla questione romagnola di Stefano Servadei, che è il fondatore del Movimento per la Regione Romagna. Nel numero della citata rivista dello scorso settembre, dopo le precedenti prese di posizione anche in termini offensivi nei confronti miei e del Movimento per l'Autonomia della Romagna, Movimento per l'Autonomia della Romagna, questa è la vera nostra autonomia, noi siamo degli autonomi, ma per l'autonomia della Romagna. Leggo un breve intervento di Sauro Mattarelli ed un lunghissimo e soggettivissimo studio di Franco Cavazza sul tema specifico. Del primo dirò che andrebbe benissimo se si concludesse con la proposta di abolire il sistema regionalistico nazionale. Al contrario, ora stiamo passando dalla realtà regionalistica a quella federale. Facciamo parte dell'Europa, che non è delle patrie, bensì delle regioni, ed ha perfettamente ragione, data l'importanza che nelle ultime elezioni è stata data proprio alle elezioni in due regioni importantissime, la Calabria, ricordiamoci bene che Roma è la capitale della Calabria, come dichiarano in molti, visto la percentuale di calabresi che operano negli enti romani, e l'altro, come avevo già detto, è la regione Emilia-Romagna. E non è delle patrie bensì delle regioni. Siamo immersi nella globalizzazione, ciò che pone inevitabili problemi di salvaguardia e di valorizzazione delle varie identità, la nostra compresa. Un quadro che non sembra interessare Mattarelli, immerso nella sua contrarietà in termini che degenerano nella immotivata discriminazione nei confronti della Romagna, che non si vuole partecipe di un ruolo proprio di ogni territorio omogeneo italiano ed europeo. E se c'è un territorio omogeneo è la Romagna, perché ha una lingua specifica sua, il volgare di Romagna è parlato da tutti i romagnoli, che ben pochi capiscono, è una lingua, e vorrei vedere chi. Come il napoletano. Il napoletano si capisce. No, il romano se parlano stretto non capisci niente, manco il siciliano. Vabbè, ma il siciliano esiste pure. Una regione. O il torinese. Esiste una regione Campania, e noi vogliamo la nostra regione, perché gli emiliani non parlano la nostra lingua,
come affermò già a suo tempo un grande intellettuale bolognese, Antonio Brewers, nome stranissimo ma era un cognome bolognese, che diceva apertamente, dice, no, il nostro linguaggio, la nostra parlata non ha nulla a che vedere con quella romagnola, e quindi anche da questo punto di vista non c'è nessuna ragione di tenere accorpate queste due realtà, che poi noi diremo sono due realtà tra l'altro anche sostanzialmente politiche. Perché l'Emilia è quella più socialista e più comunista? Perché nell'Emilia ci sono moltissime industrie e quindi c'è ancora un operaismo diffuso. In Romagna no, in Romagna c'è l'individualità della persona, l'impresa familiare, esattamente. Quindi anche da questo punto di vista è chiaro che c'è una divisione di carattere politico, non c'è un comunismo solo, c'è solo un comunismo di risulta. Tra l'altro in Romagna i comunisti sono sempre stati molto osteggiati, addirittura lotte feroci. Socialisti, lotte feroci con sparatorie e uccisioni, certo, tra repubblicani e socialisti. Quel libro che tu mi hai dato, no? Per esempio, parla di Aldo Lodi. No, il libro che ti ho dato è di un grande romagnolo. A Lodi? Ma no, ma hai portato... Poi, lo diremo quando mi viene in mente. Mattarelli, che ripetiamo, Sauro Mattarelli, un romagnolo che era contrario alla Regione Romagna, si mostra terrorizzato dagli assurdi confini politici e dalle squallide chiusure che preconizza per la Regione Romagna, ignorando che si tratta di semplici demarcazione. Rino Alessi, lo scrittore di Romagna più noto degli ultimi tempi, è morto una ventina di anni fa, è stato Rino Alessi. Che raccontava quella saga familiare, sì, in cui sotto... il capostipite era quello che aveva ammazzato un comunista, mi sembra. Esattamente, certo. Un socialista. Sì, la lotta in Romagna è stata fra socialisti e repubblicani. Che preconizza per la Regione Romagna, ignorando che si tratta di semplici demarcazioni amministrative con semplici finalità autogestionarie, un valore fra l'altro fortemente evocato dalla Costituzione, che qui c'era lo zampino di questo grande scrittore, eccolo qua, lo facciamo vedere per l'ennesima volta, eccolo, Aldo Spallicci, che è stato un costituente, già presente in Italia per gli oltre 8.000 comuni, le 103 province, le 20 regioni esistenti, e come da noi in tutta Europa ed in tutto il mondo civile. Circa il saggio di Franco Cavazza, è stato uno che ha scritto, un altro romagnolo che ha scritto un saggio relativamente alla importanza dell'autonomia regionale della Regione Romagna, la sensazione è che tutto discenda dai suoi personali sentimenti e convincimenti, senza troppe preoccupazioni per la realtà. Per lui la Romagna, che pure è ampiamente descritta da tutti i cartografi seri che si sono succeduti nei 13 secoli della sua storia, da Dante e per ultimo dalla Treccani, non esiste se non comprendendo i territori bolognesi e ferraresi. Ne deduce che manca un popolo romagnolo, trattandosi semplicemente di emiliani con una storia politica diversa. Altra deduzione, la regione Emilia-Romagna dovrebbe chiamarsi più semplicemente Emilia, vaglielo a dire, privilegiando l'osservazione mia, dice lui, un territorio esistito soltanto per un secolo e solo 2000 anni fa, rispetto al nostro che nella denominazione e nel resto dura ininterrottamente dalla venuta in Italia dei Longobardi. Secondo Cavazza, il trattino compreso tra Emilia e Romagna significherebbe
che si tratta di un territorio diversamente denominato. Ma Longobardi dai Goti, No, non intendo i Longobardi, quello dicevo. Si parla della Romagna, si parla della Romagna. Appunto, i Goti. No, si parla della Romagna. La Romagna esiste in quanto tale, con i Longobardi, con i Goti. L'Italia, la Romagna era l'epicentro dell'Italia. Appunto. Quindi non c'entra. La Romagna come tale esiste dai Longobardi. Hai capito? Io anche, diciamo, c'erano i Goti a Ravenna. Ma all'epoca Ravenna era la capitale d'Italia, lo so, non c'era la. Ma era anche la capitale della Romagna. Non esisteva, allora, non esisteva la Romagna in quanto tale. La Romagna. Nel momento in cui Ravenna è diventata il centro dell'impero, è diventata anche importante. Infatti, ma non come Romagna. Oh, la Romagna esiste. Ma è stato creato l'insieme, la cultura, che io voglio dire. Il collante, per poi farla diventare, dopo la caduta dell'impero, ovviamente diciamo, un'identità già stabile, esistente. Allora, ripeto, la Romagna in quanto delimitazione geografica nasce con i Longobardi che governano l'Italia da Pavia. E lì la Romagna è epicentro di tutta una serie di guerre perché c'è lo Zampino dell'impero d'Oriente. Certo, e allora lo zampino dell'impero d'Oriente è tale da tenere sostanzialmente discosta la Romagna dal resto d'Italia, hai capito che voglio dire? Vabbè, ma la lotta c'era già con le guerre bizantine, i goti non distinguevano una regione specifica, avevano in Ravenna la capitale dell'Italia. E infatti Teodorico è stato il primo re d'Italia, con sede a Ravenna, ma e soprattutto a Roma, ricordiamocelo bene. E la figlia di Teodorico fu... Ce l'hai la fotografia della tomba di Teodorico? Qui non c'è, me lo sono portato. E la figlia di Teodorico ebbe una storia molto interessante venendo a morire in un lago qui vicino a Roma. A Nemi. Esatto, quindi... vedete, no, a Nemi, a Bolsena. A Bolsena, a Bolsena. Vedete bene com'è, è una storia che è veramente molto più... Si chiamava... Cioè è diventata santa poi, no? No. Non è diventata santa? No, assolutamente no. Lei, tipo Cunegonda, una cosa così. Sì, l'ultima parte della sua vita lei l'ha condotta prigioniera in questa isola che sta all'interno. Marta, l'isola della, di Marta. Marta è un paesino nei confini. Isola Martana, una cosa sì, quell'isola è vicina al paesino di Marta. Sì, lo so. L'abbiamo fotografato l'anno passato quando siamo andati. Assieme al nostro amico Carlo. Allora, ripeto, anche perché c'era lo Zampino che ha tenuto, che poi tra l'altro riguardava anche le Marche in ogni caso, era l'esarcato. E l'esarcato di Romagna. Che era in Romagna e nelle Marche, che era rappresentato. Esarcato di Romagna si chiamava. Era esarcato. Quindi a Romagna già c'era. Ma con l'esarcato, con i Longobardi, lo ripeto, è lì che nasce. È vero, l'esarcato è dei Longobardi. Secondo Cavazzi, il trattino compreso tra Emilia e Romagna significherebbe che si tratta di un territorio diversamente denominato, ma con un'unica origine. Al contrario, si tratta di un semplice errore imputabile agli estensori materiali della Costituzione. D'altra parte, che il trattino abbia un significato diverso da quello attribuito da Cavazza lo dimostrano anche il Trentino trattino Alto Adige e il Friuli il trattino. Il De Garda? No. Friuli Venezia Giulia, territori non certamente aventi la medesima origine. Nel suo gioco al massacro della realtà e delle comuni convinzioni, i
il nostro interlocutore vede come un segno di unità tra la Romagna e l'Emilia i 6 anni di insegnamento bolognese di Svanì Pascoli, senza considerare che prima che a Bologna il nostro aveva insegnato più a lungo in altre parti del paese. Contesta poi l'opera di Schur a proposito del nostro dialetto, considerandola settoriale, ed inventa che l'Europa va verso le macro regioni, mentre a dimostrazione che ciò che conta anche a quella dimensione è la omogeneità storico-culturale, che accoglie come sono anche demograficamente assai inferiori alla Romagna. La prova più recente di tutto ciò risiede nel fatto che l'Unione Europea ha accolto nel suo seno addirittura 2 stati, Malta e Cipro, rispettivamente, con 350 e 500.000 abitanti. Che dire di tutto questo? In anni non lontani in Francia si invocò la fantasia al potere. Qui la stessa viene ampiamente esercitata a supporto di una tesi che non si regge in piedi da nessun punto di vista. E torno alle considerazioni dalle quali sono partito. Perché il pensiero mazziniano, che è l'organo non di una formazione partitica locale dell'Associazione Mazziniana Italiana, contesta con tanto ardore e con motivazione di non facile comprensione l'ipotesi autonomistica romagnola, ipotesi che ha fortemente mosso tanta parte della sua nobile tradizione? Dalla universalità del pensiero mazziniano scendiamo dunque al piccolo cabotaggio del supporto ai modesti giochi di potere locale? E perché in omaggio al concetto di popolo in termini mazziniani non si spezzano lance perché la questione venga risolta attraverso un referendum tra soli romagnoli, come è recentemente accaduto al Galles e alla Scozia? E perché non si insorge nel 1963, non si insorse nel 1963, quando per l'impegno a Malasunta, figlia di Teoderico, morta a Bolsena, uccisa, assassinata, perché ovviamente dava fastidio ai giochi di potere che si sono susseduti, soprattutto a Roma, quando per l'impegno particolare dell'allora Partito Comunista si fece la regione Molise con meno di 1/3 della popolazione romagnola. Lì c'era di mezzo il Partito Comunista che voleva staccare il Molise, e senza il referendum popolare previsto dalla Costituzione, gradirei risposta. Noi abbiamo letto questo articolo, che è un articolo abbastanza polemico, perché ci interessa di entrare in questa polemica, che affronteremo poi in un secondo tempo con altri interventi. Io sono convinto che in questo momento di crisi della sinistra la necessità di ritornare alla suddivisione politica, togliere di mezzo gli elementi di influenza che soprattutto in Emilia-Romagna hanno contato sempre e soltanto per gli accordi con la Democrazia Cristiana. E ricordiamoci bene che le sardine che sono entrate in gioco all'ultimo minuto per difendere i catto comunisti sono soltanto scarti di sacrestia. Che sono, grande regina, falla vedere. Ama l'Assunta, eccola qua. Le sardine come scarti di sagrestia. E con questo la chiudiamo. Isola Martana, eccola qua. Eccola, esatto. Mi ricordavo bene. Di fronte a Marta. Sì, si chiama o l'isola Marta o l'isola Martana. La madre era Andefleda dei Franchi. Esatto. Ci fu un accordo che era giustamente un accordo, laddove invece il figlio era Atalarico, esatto, e Matasunta. Siccome erano ariani. Siccome ecco perché hanno perso. Sì. Erano ariani.
non hanno perso per niente, hanno combattuto per un secolo contro gli eserciti guidati da grandi generali. C'avevano i papi contro, ecco il problema grosso. No, allora quelli che avevano i papi contro erano i Longobardi. Quando è che il papato si spaventò? Quando vide che il duca di Spoleto stava minacciando il suo territorio. Certo. Per quello andò a chiamare i Franchi e fecero l'accordo con quello che poi sarebbe poi diventato Carlo Magno. E solo in quel momento lì i Goti hanno combattuto contro due grandi generali. Anche i Goti avevano dei grandi generali, perché Totila, Teia sono stati grandi generali, certo. Sono morti combattendo. Certo. Hanno Teia è morto soffocato dal vomito. Beh, adesso francamente non so, so che aveva combattuto e pare che sia morto. Teia è morto dalle parti di Perugia, da quelle parti lì, mentre stava fuggendo dopo una grande battaglia che ha riguardato l'aspetto lì vicino a Scheggia, nel valico dove ovviamente poi dopo si chiamò la linea gotica, quella dei tedeschi, perché è stata l'ultima linea di difesa del regno dei Goti nei confronti dei bizantini. I due grandi generali sono stati Belisario per i bizantini. Dei bizantini, certo. Certo. Eccolo qua, vedi, moneta del re Teia. Allora, Teia è morto. Aspetta, fu l'ultimo dei re degli Ostrogoti. Era la battaglia dei Monti Lattari. Questa non c'è scritto altro. No, fu raggiunto e ucciso e morì soffocato dal suo sangue, diciamo così, dai. C'è un torrente molto noto nelle Marche che si chiama Torrente Sanguerone, perché il nome gli fu dato dal sangue dei Goti che furono uccisi in quella battaglia. E qui non riesco più a ricordarmi l'altro nome dei generali, dei due generali. Bizantini, per cui con questo la chiudiamo. No, la guerra gotica, detta anche guerra greco-gotica, certo. Fu un lungo conflitto che contrappose ovviamente l'impero bizantino greco e gli ostrogoti. I bizantini erano in quel periodo in particolare, interessavano Giustiniano, grande imperatore Giustiniano, non ci scordiamo, dal codice quello che è giustinianeo, no? Quello che ha scritto la guerra gotica è stato il grande storico Procopio, e Giustiniano è quello che ha istituito il primo codice, esatto. Vero, il grande codice giustinianeo, che anche oggi è un nostro riferimento, certo, nostro di, diciamo dell'Occidente. Vedi? Risalente prima della fase del Belisario sconfisse le truppe gotiche di re Teodato prima e poi di Vitige, riconquistando molte importanti città, fra cui le stesse Roma e Ravenna. L'ascesa al trono goto di Totila e il richiamo di Belisario a Costantinopoli portarono alla riconquista da parte dei Goti di molte delle posizioni perdute. Solo con l'arrivo di una nuova armata sotto il generale Narsete. Ecco. Grande che era anche un eunuco, ma sì, è stato un grande generale. Dopo la morte di una battaglia di Totila e del suo successore Teia, la guerra si concluse nel 553 con una completa vittoria dei bizantini. Varie distruzioni, peste e carestie, l'occupazione d'Italia dei bizantini e l'arrivo nel 568 dei Longobardi. Con la sconfitta dei Longobardi abbiamo gli accordi del papato con l'impero dei Franchi, i quali assegnano non a caso un territorio al papato che taglia a metà l'Italia, e non a caso perché il ruolo del papato è stato sempre quello di
interferire negativamente nella storia unitaria degli italiani. Toia, re degli Ostrogoti, eletto dall'esercito a Pavia dopo la morte di Totila, andrò in aiuto a Cuma addirittura, assalito dal generale Narsete, e combatté accanitamente le falde del monte Lattaro sul Vesuvio per due giorni, finché Teia cade ucciso, i suoi scampati da strage si dispersero, tranne un gruppo che qualche tempo dopo tentò di riprendere la lotta. E quindi con Teia finisce la dinastia dei Re Goti. Esattamente. Mi ricordavo che però avevo letto da qualche parte che era morto. No, soffocando nel sangue o nel vomito. No, sarà morto e soffocato nel proprio sangue. Sono frasi che si dicono. Cari amici, con questo la chiudiamo. Sempre Laudetur Priapus. È come avere sempre le note a fondo pagina, certo. con internet, certo. No? Che ci metti tutte le spiegazioni che ti fuggono, perché il cervello ovviamente più di tanto non è che può fare. E ricordatevi, cari amici, che se noi oggi vogliamo scompaginare il dominio territoriale del Vaticano, dobbiamo separare le due regioni, l'Emilia dalla Romagna. Ok. Anche per oggi abbiamo fatto il nostro dovere. Fioretto. Il nostro fioretto.